Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio perché ci stiamo per fare il nostro primo viaggio nel tempo. Infatti andiamo al 5 dicembre del 1938, quando nasce John Cale, in arte J.J. Cale, leggendario autore e chitarrista americano, un nome che però magari d'impatto alla massa non dice nulla. Peccato che J.J. Cale abbia scritto alcune canzoni che sono diventate dei classici nelle versioni riproposte da alcuni artisti. Una su tutte, Cocaine di Eric Clapton. Diciamo che non capita a molti musicisti di avere fortemente influenzato lo stile di artisti del calibro di Eric Clapton, Mark Knopfler, oppure di aver visto i Lynyrd Skynyrd portare al successo una delle sue prime canzoni, o ancora essere di ispirazione a Neil Young, tanto che una volta di lui disse: di tutti i chitarristi che ho sentito, i migliori sono Jimi Hendrix e J.J. Cale. Eppure J.J. Cale continua sostanzialmente a rimanere sconosciuto ai più. È per questo che insomma sono molto felice di raccontarvi la storia di quest'uomo che decide di andare a cercare fortuna in California. Lì lavorerà come fonico, ma per arrotondare farà anche il barista in un club del Sunset Strip, dove ogni tanto può salire sul palco a suonare. Ma ha un problema, si chiama John Cale, come il più famoso John Cale dei Velvet Underground. Allora gli consigliano di cambiare nome e di raddoppiare la sua iniziale come facevano i vecchi bluesmen. Nasce così il mito di J.J. Cale, che si trasferisce a Nashville. Il mito racconta anche che abitasse da solo in un furgoncino Volkswagen e comincia a incidere la sua musica, ma in realtà combinerà poco, solo qualche EP che nessuno considera. Finché un giorno Eric Clapton coverizza un suo brano, After Midnight, che diventa un successo enorme, e grazie a questo J.J. Cale sfrutta il momento per incidere il suo primo album, Naturally. Ora noi ci ascoltiamo la versione originale di After Midnight, J.J. Cale su Radio Freccia. Follow the White Rabbit, andiamo al nostro ultimo viaggio di oggi. Vi porto al 12 dicembre del 1970, quando i Doors suoneranno per l'ultima volta con Jim Morrison a condurre le danze. Siamo al Waterhouse di New Orleans e stasera sta per accadere qualcosa che a posteriori avrà una portata storica. Quella data dei Doors era la seconda del loro tour, ma divenne anche l'ultima perché il tour fu cancellato a causa delle pessime condizioni di Jim Morrison. Jimbo era diverso, non era più il sex symbol sciamanico che ammaliava le donne, che incantava con le sue poesie, con la sua voce così potente, profonda, e la sua presenza scenica che lo aveva reso il simbolo di un'intera generazione. Jim Morrison era barbuto, ingrassato, barcollante, delirante, svogliato e spento, insomma ce l'aveva tutte lui quella sera. Gli anni precedenti e quello che accadde avevano segnato la sua caduta. Prima di tutto i guai con la legge. Una volta fu arrestato per aver inveito contro un poliziotto sul palco di New Haven, e poi la più famosa, Miami, quando mostrò i genitali durante lo show. Tutto questo aveva gettato a fondo l'immagine dei Doors, e in più Jim ci stava dando dentro con l'autodistruzione alcolica. Il 12 dicembre del 1970 Jim Morrison sul palco non c'era. L'aveva già lasciato nonostante fosse ancora davanti al microfono, al quale si reggeva letteralmente per provare a tenersi in piedi. Desmore lo deve spingere con un piede per aiutarlo ad alzarsi dal palchetto della batteria sul quale si era seduto durante l'assolo di Light My Fire. L'esibizione continua con amnesie sui testi, canzoni a metà, Jimbo che tenta di sopperire al tutto facendo il simpatico, ma a un certo punto, quando dimentica l'ennesimo testo, diventa furioso. Fa un buco sul palco con l'asta del microfono e se ne va. E nessuno poteva sapere che sarebbe stato per sempre. Io però non voglio che questa sia l'ultima immagine a rimanervi in testa di Jim Morrison. Io voglio che sia quella della sua esibizione all'Isola di Wight, qualche mese prima, in quell'estate del 70. Queste sono le ultime riprese che avremo di Jimbo su un palco, e le state già vedendo in radiovisione. Quella sera Jim Morrison non si mosse molto, ma cantò con un'intensità rara, ed è quello che vogliamo ricordare. Questa è Break On Through, live all'Isola di Wight, l'ultima volta in cui il suono riuscì a incatenare Dioniso. A domani, fricchettoni, un bacio da Ambra Marie.
Follow the White Rabbit. Andiamo al nostro ultimo viaggio di oggi. Vi porto al 19 dicembre del 1955, quando usciva Rock Around the Clock di Bill Haley and His Comets. Non parlo del singolo, parlo proprio del disco intero, che è omonimo e che contiene anche Shake, Rattle and Roll. Ovviamente in chiusura ci ascolteremo entrambi questi pezzi, però prima volevo raccontarvi la storia del brano Rock Around the Clock, perché questa è una canzone, diciamo, parecchio importante per la storia del rock and roll, non solo perché Bill Haley è considerato uno dei vari padri fondatori del rock and roll, ma anche perché ha dietro una genesi molto interessante. Rock Around the Clock è un pezzo che Bill Haley registra quando ha quasi 30 anni, che non è nemmeno suo, perché era stato scritto da altri due autori famosi dell'epoca, però insomma diciamo che Bill Haley è quello che lo porta al grande successo. E di solito chi vuole dare una data precisa alla nascita del rock and roll dice che sia il 20 maggio del 1954, quando esce nelle radio Rock Around the Clock nella versione di Bill Haley and His Comets. Tra l'altro questa canzone non diventa subito un successo, anzi bisognerà aspettare un anno, quando diventa parte della colonna sonora del film Blackboard Jungle, Il seme della violenza di Richard Brooks, che io sinceramente non ho mai visto, però me lo sono segnato come compito natalizio da vedere. Sta di fatto che Rock Around the Clock diventa un cult e Bill Haley si prende tutta la fama del momento dopo l'uscita di questo film. Una fama che quasi non si aspettava più, perché a 30 anni all'epoca era considerato un po' vecchiotto per sfondare. Che insomma mi viene male al cuore a dire una cosa del genere, ma insomma andava così, andava così. Fricchettoni, questa è la fine della nostra storia, ci sentiamo domani. Intanto ricordatevi che il rock and roll non eliminerà i vostri problemi, ma vi permetterà di ballarci sopra. Follow the White Rabbit, questa è la nostra ultima storia del 2020. Volevo che fosse una storia tenera, speranzosa, leggera e profonda allo stesso tempo, perché è quello che mi auguro ci porti questo 2021, un po' di leggerezza senza dimenticare il peso specifico di quest'anno. Vi racconto, per salutarvi, la storia di Biquette, la capra che amava i concerti. Il racconto è di Costantino Passaro. Siamo a Mauriac, in Francia, dove esiste una fattoria che ha anche un'area concerti, utilizzata prevalentemente per eventi punk e grindcore. Biquette era una capra di questa fattoria punk e ogni volta che c'era un concerto si metteva in prima fila. La capra è diventata una vera e propria leggenda nella scena, anche se nel frattempo sono cambiate le gestioni della fattoria, le location dei concerti, ma lei è sempre rimasta lì. Per 10 anni ha assistito a tutti i live. C'era chi sosteneva che si trattasse di un trattamento orribile per una capra, ma i gestori hanno sempre spiegato che Biquette non è mai stata obbligata a farlo, lei era libera. Forse però la causa della sua morte è da attribuire alla dieta non proprio sanissima seguita negli anni, dato che girava per il locale ingurgitando di tutto, da superalcolici, droghe, cibo spazzatura. Sta di fatto che sicuramente Biquette ha vissuto 10 anni da rockstar, circondata dall'amore di musicisti e pubblico che speravano di trovarsela lì tra i piedi ai concerti. Un'ultima cosa determinante di questa storia: Biquette non era nata in quella fattoria punk. Infatti, prima della sua vita da rockstar, era di altri contadini che la usavano per il latte, ma a loro dire non produceva abbastanza per valere il prezzo del mantenimento, quindi fu ceduta per essere macellata. E invece scampò alla morte e finì tra i punk. Questa è la storia di Biquette con cui vi saluto, e questo è ancora un mondo meraviglioso. Calpestatelo con cura. Buon 2021, fricchettoni miei! Un bacio da Ambra Marie.